una proposta, si chiama la crescita demografica. Normalmente la crescita demografica, ci sono le università che studiano tutto quanto, ci sono degli istituti di ricerca, ci sono degli enti europei, degli enti mondiali, c'è l'ONU, tutti studiano esattamente questo modello, quello del dove va la gente e perché si sta urbanizzando. Il problema è che tutti hanno studiato talmente tanto e qui invece da noi è esattamente il contrario. Quindi vuol dire che al di là dei modelli non c'è nulla che funziona qua, o meglio, non si sta applicando nulla. Questo è un umile, semplice tentativo di dire qui la situazione di Macron non è percorribile per il futuro, perché quando si è 62 presidenti e più o meno gli abitanti nel mese di gennaio, febbraio, diciamo quanti sono? 20. Quindi voglio dire, e sapete, Macron è conosciuta per tante peculiarità, tra cui proprio questa, che tante belle persone, ma sono poche. Anni fa il comune di La Falletta, il sindaco, ci fece la proposta di darci dei residenti, ha detto voi vi mancano, e ci pagava, ci avrebbe pagato per ogni nuovo acquisto. Lì c'è una comunità, non so se lo sapete, Villa Falletto, sì. E quindi ha detto noi tutto sommato se vengono a Macca noi li paghiamo, però devono fare il campo a Macca. Allora adesso cerchiamo di essere ragionevoli, ecco. Qui ci sono migliaia di anni di storia, almeno 1000, e quindi questo è un tentativo umile, si parte. È stato scritto con il contributo di tutti i consiglieri, tutto quanto. Attenzione, la macchina comunale c'è, va avanti, i consiglieri sono tutti volontari che si danno da fare dalla mattina alla sera per cercare di quello che c'è attualmente, di non perderlo e di fare cose, diciamo, semplici ma essenziali per chi vive a Macra. Naturalmente ciò non basta, perché questo modello non sta funzionando. Con questo modello scenderemo a livello... E attenzione, quando io dico che ho 62 residenti, a qualcuno dico 78, ma a qualcuno anche meno di 100, non cambia nulla. E la gente dice, ma ci sono dei condomini, ce n'abbiamo uno lì che è spinto. Beh, andate lì e basta. Quanto costa il comune di Macra? Quanto ci costa a noi tutti quanti contribuenti? Questo è quello che dicono. Quindi bisogna anche un po' sfatare questo mito. E hanno ragione, se tu non dici niente, il modello è questo. Quindi non... Allora... Il progetto si chiama www.ilbellodimacra.it ed è di fatto già operativo questo.